Signore e signori, buongiorno dal Palla Verde di Villorba Treviso. Stiamo assistendo al 7° campionato mondiale di karate tradizionale. Al microfono Marisa Bortolan e Michele Cavaliere per commentare assieme gli incontri di semifinale. Stanno sfilando le squadre e l'atmosfera nel palazzetto è già calda. Sono 40 le nazioni circa. L'incontro di semifinale prevede delle gare di kata individuale, kumite individuale e denbu. L'avvenimento sportivo è di una rilevanza altissima, hanno partecipato quasi 600 atleti. Continuano a sfilare le squadre, vediamo il Giappone, la Grecia, l'India, la Francia, il Cile, Gran Bretagna. Vediamo l'Indonesia. Il palazzetto questa sera è, direi, almeno affollato. Continua la sfilata. Entra Malta, la Norvegia, l'Olanda, è entrata anche la Polonia. Probabilmente la squadra polacca è la squadra più numerosa. Arriva il Portogallo, Repubblica Ceca, sta entrando la Romania, ecco la Russia che sta entrando in campo e la Slovenia. Ucraina. Entrano anche gli atleti ungheresi e l'Uruguay. Stati Uniti d'America. Ecco che entra in campo ora il Venezuela. Entra la Jugoslavia adesso, segue il Venezuela ed entra l'Italia e c'è un'esplosione di applausi. Speriamo che questo porti bene la squadra italiana, che da mesi si sta allenando per affrontare questa grande kermesse. Si può dire che
che siamo proprio ai mondiali, sventolano anche le bandiere italiane, mentre gli atleti continuano la propria sfilata. Ora tutte le squadre sono allineate su questi due tatami nei quali si svolgerà la gara alternativamente, ed ecco che gli arbitri entrano al centro fra le due squadre, fra i due gruppi di squadre. Questa sera al Palaverde si respira proprio un'atmosfera orientale, tutti questi kimoni. Ripeto, questa sera c'è un'atmosfera molto calda, la partecipazione del pubblico è forte e assisteremo ad un evento sportivo di grande rilevanza. Vediamo una carrellata di volti orientali. E si comincia con il discorso di apertura e di benvenuto a tutti gli atleti e agli arbitri internazionali. Ecco il maestro Nishiyama. La Iwamoto del Brasile. Cataportato è Mijushio. Come si può vedere nel kata c'è un insieme di concentrazione e potenza. Ecco, l'atleta è tornata sul punto di partenza, quindi non verrà penalizzata. Un buon punteggio. Il karateka britannico porta il kata Sochin. Questo è il kiai, l'urlo che viene portato nei momenti massimi dell'esecuzione del kata. Finisce
Ecco che entra nel tatami del kata individuale femminile l'italiana Simona Pellegrinelli. Porta il kata Goju Shosho. Ecco un momento di velocità, seguito subito da un momento di grande concentrazione. Le posizioni sono sempre molto basse, è fondamentale anche la respirazione nell'esecuzione della forma. Ecco, qui si conclude il kata di Simona Pellegrinelli. Ecco il punteggio molto alto per l'atleta italiana, il pubblico applaude molto forte. Ecco che entra nel quadrato di gara Roberto Mariani, giovane atleta italiano, un'ottima speranza. Ricordiamo che per entrare nella nazionale italiana ci vogliono molti esami. Ecco, comincia il kata un su. Grande concentrazione e subito veloce. Fondamentale lo sguardo e l'equilibrio. Questa è una delle parti più veloci del kata. Roberto Mariani sta concludendo il kata in un modo esemplare, buone le posizioni. Ora vedremo se gli arbitri hanno notato delle imperfezioni, lo vedremo. Ecco, sembra no, la bandierina è bianca. Ecco il salto spettacolare di Mariani. Ricordiamolo, il nostro giovane karateka. Cristina
Entra nel tatami, nel quadrato di gara del kata individuale femminile, Cristina Bellotti, karateka italiana. Porta il kata un su. Ogni movimento, sia nella fase della concentrazione, quindi la fase lenta, sia nella fase veloce, deve essere posseduto in modo perfetto. Questo ricordiamolo per consentire all'atleta di ritornare nell'esatto punto dove il kata è partito. L'atleta italiana, ecco, bandierina bianca, anche qui nessuna imperfezione, anche lei ha compiuto un'ottima esecuzione del kata. Ecco che arriva il karateka argentino Justo Gomez, attuale campione mondiale di Kumite, che è l'altra disciplina. Da notare che di solito gli atleti si perfezionano o nel kata, nella forma, oppure nel Kumite, combattimento. Lui è un atleta polivalente e ha raggiunto il massimo dei risultati nel combattimento e sta raggiungendo degli ottimi risultati anche nel kata. Il kata comincia dal momento del saluto. Per un'esecuzione corretta della forma ci vuole una potenza muscolare elevata, perché come si vede nel karate le posizioni, nel karate tradizionale sono molto basse, e abbinare velocità e potenza richiede delle gambe molto forti. Qui termina la prova di Gomez, karateka argentino. Ecco, e vediamo che in questo caso gli arbitri hanno notato delle imperfezioni. Alcuni arbitri sollevano la bandierina rossa, non tutti sembrano essere d'accordo, in questo caso si consultano dall'arbitro centrale. Ora vedremo il responso finale. Media della finale 8.150,
un'esecuzione buona anche per l'atleta argentino Gomez. Buon punteggio per una buona esecuzione del Qatar. Ecco l'atleta giapponese Gunjo che sta entrando nel quadrato di gara. Gli atleti giapponesi di solito si caratterizzano per le posizioni molto basse e molto potenti. Il kata portato dall'atleta giapponese è un su. Eccezionale la velocità. La Gunjo è un atleta molto, molto veloce e si può rilevare che è anche molto perfetta nell'esecuzione delle tecniche. Qui termina, sta per finire il kata della Gunjo, atleta giapponese. Punteggio finale di Mr. Gomez 35,6, media semifinale 7,200, media finale 8,900, punteggio finale di media 16,2. Ottimo il punteggio dell'atleta giapponese. Ecco qui entra nel quadrato di gara l'atleta italiano Mauro Gagliani, atleta di Brescia che si allena a Milano. Il saluto agli arbitri. Campione del mondo in carica di kata individuale maschile. Gagliani porta il kata Goju Shosho. L'esecuzione tecnica è ad un livello molto alto. Ecco qui conclude il kata, Mauro Gagliani campione in carica, campione del mondo di kata, ossia forma individuale maschile.
vediamo che ora gli arbitri stanno dando il punteggio. Buon punteggio. Vediamo una dimostrazione di kumite di combattimento di due maestri giapponesi. Maestro Naito, quello sulla sinistra dello schermo. Le sale si studiano, fintano. Parata il calcio, para ancora. Abbiamo visto difesa e contrattacco. Maestro Naito controlla l'avversario. Rilassamento totale per una prontezza di riflessi massima quando ce n'è bisogno. I due maestri che si improvvisano avversari, si studiano.
Ecco, c'è il saluto agli arbitri e il saluto agli atleti. I battimenti vanno contemporaneamente su entrambi i tatami. Vediamo nel tatami del combattimento femminile, abbiamo la numero 95, l'atleta rumena Stamate, contro la nostra italiana, la Pancaro. La Pancaro non indossa la cintura rossa, quindi dovrebbe indossare la cintura, come dovrebbe essere, sarebbe la cintura bianca. In realtà viene mantenuta la cintura nera per evitare di perdere tempo in scambi di cinture. Ecco, le atlete vengono richiamate dall'arbitro e vediamo contemporaneamente nel tatami del combattimento maschile, abbiamo Claudio Ceruti dell'Italia, numero 179, e Gomez, l'argentino forte, detentore del titolo mondiale, appena classificato secondo nella prova di kata di forma. L'italiano indossa la cintura rossa. Ritorniamo al tatami femminile, dove abbiamo sempre in gara l'atleta italiana, la Pancaro, numero 177, e l'atleta rumena Stamate. Vediamo il campione del mondo a destra dello schermo, veloce, controlla l'avversario, controlla sempre i guantini in latice per difendersi in caso di incidente dal sangue. Ecco un rallenti, questa tecnica portata prima della difesa del contrattacco del nostro italiano, di Pancaro. Il primo Vazzari, primo mezzo punto per il karateka argentino, per Gomez. Nel tatami femminile continuano le atlete, l'italiana e la rumena. Niente di fatto, dice l'arbitro, riprende il combattimento. Continuano a studiarsi, fanno tecniche di spazzata, ma niente di fatto, azione confusa e addirittura trattenuta. Si ricomincia il combattimento, l'italiana prova ad affrontare la tecnica, niente di fatto ancora, dice l'arbitro. Ora vediamo contemporaneamente due combattimenti, sullo sfondo vediamo i due. L'italiano, ricordiamo, è il campione del mondo. Nulla di fatto, dice l'arbitro. Pancaro sta vincendo. Ecco. Tecnica portata dall'argentino Gomez. Nel frattempo il combattimento femminile è terminato e ha vinto la Pancaro, italiana, contro la Stamate Daniela, e si aggiudica per la prova finale. Ora seguiamo sempre il campione del mondo, l'argentino, a destra dello schermo, e l'italiano che indossa la cintura rossa. Ha vinto Gomez, il campione del mondo, e si aggiudica il posto per il combattimento per la finale. Nel tatami invece del combattimento femminile abbiamo le due karateka, la Price, la tedesca, e la Ienari, Milena Ienari, l'atleta italiana. L'atleta italiana numero 178 non indossa la cintura rossa. Ecco, vediamo invece nel quadrato di gara l'Italia, Elio Giacobini,
numero 180 contro Vasquez argentino, due squadre forti e alla finale due incontri Italia-Argentina. I due atleti si studiano, provano ad affondare dei colpi, ma niente di fatto, la tecnica non è stata portata con la perfezione dovuta. Riprende subito il combattimento. Abbiamo l'atleta italiano che finta posizione leggermente più bassa rispetto all'atleta argentino. L'arbitro interrompe l'azione. L'arbitro richiama al silenzio. Altrimenti, dice, vengono esclusi gli allenatori dal bordo del quadrato di gara. Ecco, riprende l'allenamento, il combattimento. Tecnica portata velocemente. Niente di fatto. Via, riprende il combattimento. Ecco, vediamo la tecnica portata. L'arbitro centrale confronta le opinioni dei vari arbitri. L'arbitro centrale decreta la parità della tecnica, cioè entrambe le tecniche portate nello stesso tempo, quindi si annulla il risultato. Ecco, siamo tornati nel quadrato di gara del combattimento femminile individuale. Stanno affrontando l'italiana, la Mirena Jenari, contro la Price tedesca. La tecnica italiana quindi è in vantaggio rispetto all'argentino. Abbiamo il pubblico, i tifosi argentini, gli sportivi che intonano loro un'Argentina, ma vengono immediatamente sopraffatti dal pubblico italiano, da Treviso, che tra applausi ed urla. Ecco, rivediamo l'azione al rallenti. Azione che giudica il punto di vantaggio all'italiano. Riprende il combattimento. Vediamo. E l'argentino si lascia prendere dall'impeto, vuole assolutamente strappare il punto all'italiano, ma questo gli provoca un'azione molto scoordinata, è come sta facendo notare l'arbitro, che richiama ad una maggiore pulizia nelle azioni. Un'azione non terminata in un modo chiaro, quindi niente di fatto da parte degli arbitri. Niente di fatto, riprende il combattimento. L'italiano parte da una posizione molto bassa, quindi molto potente, e cerca di sorprendere l'avversario argentino, ma ancora niente di fatto, perché la tecnica non è portata nella maniera perfetta come richiesto. Riprende il combattimento. Niente di fatto, azione confusa, e gli arbitri richiamano gli atleti ad una maggiore pulizia delle azioni. Ecco che riprende l'incontro velocemente. Niente, cioè, ed è evidente il tentativo da parte dell'argentino di riprendere il vantaggio ad ogni costo, addirittura puntando la gola, portando una tecnica alla gola, ma questo non è consentito nel regolamento di gara, e quindi viene richiamato dall'arbitro. L'arbitro centrale vede il punto a favore dell'italiano, ed ecco che viene dato all'italiano un altro punto, e quindi la vittoria per l'atleta italiano.
Milena Ienari, numero 178, e la Pancaro, numero 177. La Pancaro indossa la cintura rossa. Un particolare importante è che ogni nazione può far partecipare al massimo due concorrenti, due karateka per ogni gara, e vediamo con piacere che l'Italia si è aggiudicata la finale con tutte e due le atlete italiane. Un combattimento dunque fra compagne di allenamento. Le atlete si studiano, l'arbitro interrompe, ma niente di fatto. Continuano a fintare, a studiarsi, ma niente, non riescono. Ricordiamo che la numero 177, quindi l'italiana Pancaro, è la campionessa mondiale in carica. Viene aggiudicato il primo Vazzari, il primo punteggio alla Ienari. Niente di fatto, dice l'arbitro. Interrompe l'arbitro questa azione. Mancano 30 secondi al termine del combattimento. Niente di fatto, riprende il combattimento. Gli atleti immediatamente tentativo di strappare il punto, ma niente di fatto, dicono gli arbitri laterali, e l'arbitro centrale concorda. Ah, niente, ecco, niente, dà il Vazzari alla Pancaro italiana. Adesso sono in pareggio. Si fa interessante questa finale di combattimento individuale femminile. Entrambe le atlete italiane, che sono state presentate dalla nazionale italiana, si stanno affrontando, sono in situazione di parità. Scade il tempo, comincia l'incontro, entrambe le atlete hanno deciso di attaccare immediatamente l'avversario, ma niente di fatto perché l'azione è cominciata. Ah, vediamo, no, un Vazzari per la Ienari, campionessa del mondo e dal punto di vista tecnico e dal punto di vista agonistico, e comincia il combattimento. Ricordiamo che Giacobini, il nostro italiano, che sta combattendo a destra dello schermo, è riuscito ad eliminare un giapponese, arrivando nelle fasi di semifinale ed ora nelle fasi di finale con l'attuale campione del mondo. Tecniche, vediamo, per adesso molto pulite, molto controllate. L'arbitro interrompe. Chiaramente c'è qualche problema con questi guantini, che negli scambi si rompono a contatto del kimono, che è ruvido. Ricomincia l'incontro. Vediamo la risposta dell'argentino campione del mondo. Ritorniamo adesso all'incontro. Gli avversari si studiano, cercano il momento adeguato per sorprendere l'avversario e strappare il punto per il vantaggio. Ecco un altro scambio. Sono in discussione, ora gli arbitri non sono concordi nell'assegnare il punteggio ad uno dei due combattenti. Nulla di fatto, quindi il combattimento riprende. Gli scambi, ma l'arbitro interrompe per azione confusa. L'arbitro richiama a sé i due concorrenti. C'è questa forma di rispetto e sempre di saluto. Vediamo l'argentino impostato fermo, probabilmente aspetta l'arrivo dell'italiano. Ecco che si rompe un guantino, azione sembra decisiva per l'atleta argentino, per Gomez, cintura rossa con numero 144. Vediamo
ecco la risposta. Vediamo il pezzo di guantino che sale e la caduta dell'italiano che perde l'aderenza. Dunque l'arbitro aveva già interrotto l'incontro, ma a volte è difficile. Talvolta è difficile poter interrompere un'azione in una fase così intensa. Riprende il combattimento. Ricordiamo il campione in carica Gomez, cintura rossa, e Giacobini italiano con il numero 180 si disputano il titolo mondiale 1994 di karate tradizionale. Niente di fatto, dice l'arbitro. La tensione probabilmente gioca in un modo un po' sbagliato. Per entrambi gli atleti, tutti e due sempre più bassi, sembra di vedere, proprio per non perdere. Questo già l'italiano ha perso aderenza ed è scivolato nell'azione conclusiva. Si studiano, 30 secondi al termine. No, finito il tempo addirittura. Adesso, vista la situazione di parità, l'arbitro dovrebbe dare, ecco, il combattimento supplementare. Questione di vita o di morte, perché il primo che fa il punto vince. Sarà interessantissimo vedere cosa accadrà tra Gomez, argentino, e il nostro campione italiano. Ferma tutto l'arbitro. Giacobini starsi questa sera il titolo mondiale del settimo campionato mondiale di karate tradizionale. Giacobini studia l'avversario, entra, ma niente di fatto, dicono gli altri arbitri. L'azione viene interrotta. Si ricomincia il combattimento. Ricordiamolo, il primo che fa il punto vince il titolo di campione del mondo. Tensione sempre più alta fra i due concorrenti. L'arbitro ferma tutto, azione confusa. Siamo, ricordiamolo, nella competizione della finale di combattimento individuale. Vediamo, in questi tentativi si gioca il titolo del mondo, ma l'azione è ancora troppo confusa. L'arbitro richiama gli atleti e ricordiamo che il primo che fa il punteggio, il primo che entra in vantaggio, vince il titolo di campione del mondo. Azione sempre più confusa, evidentemente la stanchezza si fa sentire sia l'italiano che l'argentino, quindi sia Gomez che Giacobini non riescono evidentemente a trovare un momento di lucidità che sia decisivo per il titolo del mondo. Addirittura il guantino dell'argentino ormai è pressoché rotto. Niente, azioni troppo confuse. Diciamo che il tempo talvolta, quando le cose si prolungano troppo, rovinano l'intensità dell'incontro, appunto per la stanchezza dei due avversari. È un combattimento molto intenso, e quindi anche 2 minuti di combattimento possono stancare l'atleta in un modo molto forte. L'arbitro sta richiamando adesso i due concorrenti, probabilmente per invitare ad una chiarezza maggiore, ad una maggiore purezza nella tecnica. La tensione è chiaramente forte. Niente di fatto, riprende il combattimento. Combattimento fra Gomez, campione del mondo, argentino, e Giacobini, l'italiano, che è riuscito, per arrivare a questa fase di semifinale e adesso di finale, a battere anche un giapponese. Vediamo che si riscalda l'atmosfera tra i due concorrenti. Evidentemente il titolo mondiale fa gola ad entrambi.
se termina il tempo di questo incontro supplementare e si mantiene la parità, solamente la decisione degli arbitri potrà dare la vittoria o all'uno o all'altro. Quindi in questo caso vediamo se Gomez argentino riuscirà a difendere il proprio titolo oppure sarà il nostro Giacobini a strapparlo al campione in carica. Azioni molto interessanti però a volte per sporchezza tecnica. Secondi al termine di questo incontro supplementare, ricordiamolo, se si mantiene la parità fra i due concorrenti saranno gli arbitri a stabilire chi sarà il vincitore del titolo di campionato del mondo di karate tradizionale, vincitore ovviamente del combattimento individuale. Eccolo, questo dovrebbe essere il punto strappato dall'italiano. Incredibile, Giacobini strappa il titolo di campione del mondo di combattimento individuale al fortissimo Gomez argentino, con il quale ha avuto un combattimento molto teso, e alla fine siamo riusciti a strappare anche questo primo posto da un avversario argentino. Gomez, ricordiamolo, che era l'attuale detentore del titolo mondiale, un concorrente molto forte sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista agonistico. Vediamo le fasi più importanti. Ecco il momento della vittoria. La tecnica che ha strappato il titolo del mondo al campione in carica argentino Gomez, e bravo Giacobini. Thank you.
Questa è la dimostrazione di quattro maestri. Col saluto di arbitri e atleti per questa forma di competizione, l'embu, che è stato introdotto solo recentemente, 2 anni fa. Sì, da precisare che in questo combattimento dimostrativo si vedono moltissime tecniche, vari tipi di tecniche che usualmente non si vedono nel kumite normale. Quindi ci saranno proiezioni, ci saranno spazzate con cadute per terra. Infatti adesso cominciamo a vedere. Ecco, vediamo una spazzata, caduta. Questa è una competizione della categoria maschio-maschio. Adesso i concorrenti sono canadesi ed entrambi danno prova di attacchi, difese e contrattacchi studiati in un modo tale, ecco, come vediamo, con proiezioni spettacolari. E la valutazione da parte degli arbitri sarà in base alle regole che vengono generalmente seguite per la forma, il kata, quindi la concentrazione, la correttezza tecnica, la velocità di esecuzione. Ecco, e vediamo che i karateka canadesi in 58 secondi. La tolleranza massima è di più 5 meno 5 secondi di quanto deve essere indicato di tempo di esecuzione, e loro appunto hanno totalizzato questo tempo di 58 secondi, quindi non un'esecuzione libera, ma che deve essere perfettamente eseguita tenendo conto anche del fattore tempo, che viene ad influire ovviamente nel punteggio finale. Ora vediamo questa spettacolare proiezione, una sforbiciata che aggancia il corpo dell'avversario. In realtà i due karateka non sono avversari, ma sono della stessa squadra e cercano entrambi di compiere questa prova di embu. Numero 189 Ukmar e numero 190 Torre. Anche adesso loro stanno per concorrere nella gara di embu. Saluto agli avversari. Questi scambi veloci. Parata e contrattacco, parata. Ricordiamo che in questo modo si ha la possibilità di vedere le tecniche più spettacolari del combattimento, anche quelle tecniche che usualmente non vengono viste nei veri e propri combattimenti da gara. Proprio perché sono dei combattimenti preparati, nei quali... incredibile, incredibile, spettacolare! Grande, grande padronanza tecnica, una bellissima interpretazione di combattimento. In cui vediamo i due grandi atleti, Ukmar e Torre, entrambi italiani, che hanno dato atto ad una meravigliosa prova di embu. Il tutto in 59 secondi, ricordiamo, non si può superare di 5 secondi il tempo di un minuto. Ecco, vediamo gli arbitri che valutano tutte le componenti per raggiungere il punteggio finale, quindi ricordiamolo, il tempo, la perfezione. Intanto vediamo questa interpretazione spettacolare dell'embu. Ed è un insieme di parate, di contrattacchi e parate in un susseguirsi
di situazioni che fanno passare entrambi i karateka da una posizione attiva ad una posizione passiva di attacco e di difesa. Punteggio molto buono, un punteggio molto alto. Ora vediamo i due atleti polacchi cosa hanno ideato nel tempo massimo di un minuto. Vediamo se saranno in grado di regalarci la stessa spettacolarità regalataci dagli atleti italiani. Dall'inizio un'ottima interpretazione tecnica. Ora vedremo se è anche spettacolare. Calcio volante, spazzata. Il pubblico applaude questa grande interpretazione. Notevole l'esecuzione dell'embu anche della squadra, la squadra polacca di Gusri e Blaskir. Termina qui la loro prova. Ora vediamo, gli arbitri segnalano con la bandierina bianca che non ci sono state inesattezze. Il tempo è stato perfettamente rispettato perché sono rientrati nei 59 secondi. Ecco, vediamo le immagini più spettacolari, questo doppio calcio volante in avvitamento e l'attacco di un Mawashigeri poi parato e spazzato con proiezione dall'atleta polacco. Ricordiamo che non è un incontro scontro fra due karateka antagonisti, ma sono entrambi della stessa squadra e hanno preparato questa combinazione di attacchi, difese e contrattacchi in modo tale che la loro esecuzione venga data in un minuto di tempo massimo. Molto spettacolare, finora le due squadre più spettacolari sono quella polacca e quella italiana. Hanno dato prova di grande capacità tecnica, di un buon controllo sempre della tecnica e di una buona velocità. Vediamo questa spazzata spettacolare, ed ecco che gli arbitri decretano un ottimo risultato per un'ottima prestazione. Ed ecco in campo la squadra brasiliana con Marra e Dossena. I due atleti si trovano ad affrontare una situazione abbastanza difficile poiché gli antagonisti precedenti hanno dato prova di una grande capacità tecnica e hanno dimostrato una grande capacità anche nel saper dare spettacolo al karate e non solo efficacia nella potenza delle tecniche. Cominciano subito con delle tecniche spettacolari i brasiliani Marra e Dossena. Una leva al braccio, uno scambio veloce e tutto viene sempre parato. Gli avversari continuano a fissarsi negli occhi, posizioni basse, spazzate. Vediamo se anche loro riusciranno ad eseguire il tutto all'interno del tempo massimo consentito, cioè di un minuto. E termina qui la prova di embu della squadra brasiliana condotta da Marra e da Dossena. Una buona prova, che sembra leggermente meno spettacolare rispetto a quanto visto precedentemente dalla squadra italiana e dalla squadra canadese. Probabilmente deve essere accaduto qualcosa, forse hanno superato il tempo massimo ma ancora non ne siamo a conoscenza, quindi vediamo che effettivamente esiste questa grande difficoltà nel riuscire a coordinare
l'esecuzione pratica e la coscienza del tempo che passa, in modo che l'esecuzione avvenga all'interno di un minuto. Il margine di un minuto può essere variato di un massimo di una banda di oscillazione di 5 secondi in più o 5 secondi in meno. Rivediamo qui una leva efficace. Ogni mossa, come nel karate, è una parata e un contrattacco, ma questo è un susseguirsi di parate e contrattacchi che danno avvio a questa performance che viene chiamata Embu, una gara che è entrata a far parte di tutto il mondo agonistico del karate solamente da 2 anni. Una sorta dunque di unione fra il combattimento vero e il kata, la forma. Ecco che rivediamo una spazzata, il contrattacco però non riesce a raggiungere il proprio compagno di squadra. Ecco il punteggio, un punteggio basso rispetto ai concorrenti precedenti in questa prova. Ecco, vediamo intanto entrare nel quadrato di gara gli atleti brasiliani Marra e Lugo. In questo caso è l'uomo che attacca, e questo per evidenziare la capacità autodifensiva della donna. È la donna che si difende e contrattacca, quindi sferra un attacco solamente dopo aver subito lei per prima l'attacco. Ecco, hanno cominciato. Il livello tecnico è molto buono. Ricordiamo che non sono due antagonisti, ma sono atleti della stessa squadra, che esibiscono questo insieme di tecniche di combattimento